Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi ho pensato di fare un piccolo riassunto delle letture di gennaio e febbraio, visto che ci eravamo fermati con la fine dell'anno nell'ultimo video, perché stranamente sono riuscita a leggere parecchi libri. C'è stata una combinazione astrale fra un po' di tempo a disposizione e letture che effettivamente erano molto stimolanti, e quindi partiamo subito. Ho aperto il 2019 con una raccolta di saggi che si chiama Too Much and Not the Mood di Durga Chu Bose, che ha questa copertina bellissima. Il titolo è tratto da una lettera di, no, una lettera, un'entrata di diario di Virginia Woolf, dove stava parlando di quanto non avesse voglia di ritornare a ricontrollare per l'ennesima volta quello che stava scrivendo. Stava lavorando a un romanzo e si sentiva appunto sopraffatta da tutto il lavoro mentale che ci stava dietro. Questa raccolta di saggi è scritta da una scrittrice canadese, se non ricordo male, che ha circa 30 anni, e qui attraversa una serie di riflessioni non soltanto sul crescere, sul diventare adulti, ma sul fatto anche che lei è un'immigrata di seconda generazione. I suoi genitori sono indiani, quindi c'è anche il concetto di appunto essere immigrati di seconda generazione, cosa significa questo per tanti aspetti relativi alla propria infanzia, adolescenza, eccetera. Ma soprattutto ho trovato una persona estremamente profonda, che riesce a descrivere aspetti del proprio carattere in un modo che ho sentito così personale, quasi da sentirmi come se avesse descritto me stessa. Avevo condiviso alcuni passi di questo libro sulle stories su Instagram, le trovate ancora in uno dei cerchietti degli highlights in evidenza sul mio profilo, che vi lascio sotto. E niente, l'inglese è molto ricco, quindi se non siete molto fluenti non mi ci butterei. Se però leggete abitualmente in inglese, avete un livello abbastanza alto, potete provarci. Non so se sia in fase di traduzione o niente, sarebbe molto interessante vederlo in italiano perché comunque offre molti spunti su cui riflettere, di cui parlare, anche sul concetto di arte, ma in generale. Non so, è veramente un libro meraviglioso. Sempre sull'onda della non fiction, ho ascoltato l'audiolibro di So Sad Today di Melissa Broder, che poi ho voluto recuperare anche in cartaceo perché mi era piaciuto veramente tanto. O meglio, sul momento ho trovato molte parti parecchio strane. Non so se voi conosciate questo appunto account Twitter, So Sad Today. Lei lo aveva cominciato in maniera del tutto anonima ed era diventato seguitissimo, io lo adoro. Poi è saltato fuori appunto che fosse lei, che aveva già pubblicato dei libri, delle raccolte di poesie, e in un certo modo comunque scriveva già, e quindi poi ha pubblicato una raccolta di saggi. Lei non è una persona che si fa problemi, non ha veramente peli sulla lingua e parla degli argomenti più disparati, però se vogliamo trovare un filo conduttore in questi saggi è sicuramente il rapporto che lei ha con la sua stessa mente, perché lei fin da molto giovane ha sofferto di problemi legati alla depressione, all'ansia, ma ci ha messo molti anni prima di essere effettivamente diagnosticata, ha avuto problemi di disordini alimentari, insomma una serie di problematiche non indifferenti. E quindi una serie appunto di saggi di lunghezza varia, racconta le sue idiosincrasie, i suoi problemi, ma anche ciò che la affligge, le cose su cui riflette. E l'audiolibro, tra l'altro, se siete interessati, è narrato da lei, che secondo me è un punto a suo favore perché lei ha una voce, a mio parere, molto rilassante ed è una voce che mi piace molto ascoltare, tant'è che avevo inserito il suo podcast, Eating Alone in My Car, fra i migliori del 2018. Anche qui non so se lei sia stata tradotta in italiano, è appena uscita, tra l'altro, anche con un romanzo che si chiama The Pisces, che ricorda un po' la forma dell'acqua, vagamente, e tra l'altro, se non ricordo male, tiene anche l'oroscopo sulla newsletter di Lina Dunham. Insomma, è stata una lettura molto interessante, dicevo, quel classico libro che mentre lo si legge si hanno qualche perplessità, proprio perché, ripeto, non si fa veramente problemi a raccontare cose che le sono successe, che sono anche raccapriccianti, o fantasie che ha che non sono
per niente banali nella complessità e non saprei come dire, veramente per le vette che raggiunge con le sue fantasie, però quando ho finito appunto di ascoltare la narrazione, mi sono resa conto che continuavo a pensare a determinati passi di certi saggi e alla fine niente, dovevo avere anche il cartaceo per un qualche motivo, quindi siamo qua. Poi ho letto due ebook, che ovviamente non posso farvi vedere. Il primo è Memoria di una ragazza per bene di Simone de Beauvoir, con il quale avevo avuto un rapporto un po' non burrascoso, però era uno di quei libri che avevo cominciato a leggere all'università perché avevamo tradotto dei passi sia da quello che da un altro dei suoi romanzi, credo che fosse Una donna spezzata, non vorrei dire una stupidata. Comunque avevo cominciato a leggerlo, però mi ero ritrovata in un periodo abbastanza burrascoso di mio, tra esami e tutto quanto, quindi lo avevo abbandonato. E poi ultimamente mi era ritornata la voglia però di riapprocciarmi a Simone de Beauvoir e quindi mi ci sono ributtata sotto forma di ebook. Questo è il primo di una serie di libri autobiografici che la de Beauvoir ha scritto nel corso della sua vita e racchiude la parte sulla sua infanzia e prima giovinezza. Quindi da quando è bambina fino a quando frequenta la Sorbona per studiare filosofia. È un'autobiografia molto bella, si vede che ovviamente è stata scritta decenni e decenni fa, però è bellissimo vedere come lei riesca innanzitutto a ricordare con dettaglio la sua infanzia, gli anni formativi anche, in cui ci racconta anche di come le fortune della sua famiglia sono cambiate, perché lei era nata in una famiglia comunque alto borghese, poi per un problema di fortune che vanno perdute, si ritrova a degradare, insomma, ad essere, non dico povera, però comunque la sua famiglia non passa degli anni particolarmente fortunati. Ma lei riesce appunto a raccontare tutta questa storia, quindi l'evoluzione della propria storia familiare, l'evoluzione di lei stessa come bambina, poi ragazzina, poi giovane donna, in un modo così profondo, così coinvolgente anche, e a raccontarci la sua prima grande crisi nella vita, che è la crisi della perdita della fede, in un modo che non lo fanno però, che non la fa vedere come un qualcosa di obsoleto. Non so, mi è venuto in mente la crisi di fede che studiamo alle superiori con Manzoni, no? Che avevo sempre trovato una questione, non dico noiosa, però un qualcosa in cui facevo fatica a provare chissà quale empatia nei confronti dello scrittore, mentre invece qui la de Beauvoir riesce a spiegare in modo molto dettagliato e in modo molto emotivo anche tutto quello che le passa per la testa, tutto quello che succede dal punto di vista psicologico anche durante questi anni molto importanti della sua vita. E la si vede proprio maturare, come se lei riuscisse tramite le sue parole a mostrare questo tipo di maturazione facendo evolvere la scrittura dai primi capitoli fino alla fine. E si vede proprio sbocciare questa donna appunto che è determinata, vuole pensare con la propria testa, non vuole farsi condizionare dalla società, non vuole che nessun altro le dica cosa dovrebbe fare. E niente, è una scrittrice che io adoro, vorrei leggere altro e infatti ho anche placato così la mia sete di de Beauvoir ascoltando una delle puntate del podcast di Tlon, che è su Audible, che vi lascio sotto in descrizione, che appunto parla di questa grande filosofa del Novecento e sicuramente vi farà venire voglia di leggere altro. Passando a tutt'altro argomento, però sempre non fiction e sempre in ebook, ho letto Zitun di Dave Eggers. Chi mi segue da un po' sa che Dave Eggers è tipo l'amore della mia vita e che ogni cosa che lui scrive a me piace e questo è appunto il suo resoconto sotto forma
romanzata in un certo senso, però basato su fatti veri, c'è un lavoro di ricerca che è durato credo un paio d'anni dietro, riguardante l'uragano Katrina e la storia appunto di questo Zitun del titolo, che era un abitante di New Orleans che è stato, come gli altri, appunto colpito dall'uragano, però era rimasto in città e quindi con la sua canoa aveva girato per i vari quartieri cercando di aiutare altre persone in difficoltà e ritrovandosi ad essere un testimone di quella che è stata la gestione di questa catastrofe, e cioè una gestione veramente imbarazzante e oserei dire anche criminale. Lui a un certo punto viene persino arrestato, buttato in una sorta di carcere di fortuna insieme a un suo amico e a un altro paio di persone che semplicemente si trovavano lì insieme a lui, e rimane in questo carcere credo per più di un mese, senza la possibilità di contattare la propria famiglia, senza la possibilità di avere un avvocato, quindi piena violazione dei diritti umani. E Dave Eggers, con il suo modo tutto suo di saper scrivere così bene, riesce a raccontarci questa storia facendoci proprio vedere un aspetto di questa calamità naturale che si è abbattuta nella Louisiana, di cui non abbiamo sentito parlare. Ora io non mi ricordo tantissimo, parliamo del 2004, credo 2005, però dal libro è apparente come i media e anche la politica in America non sia stata così onesta nel raccontare i retroscena, nel raccontare come sia stata affrontata questa crisi. Quindi, come sempre, Dave Eggers fa un lavoro formidabile nell'andare a ricercare la verità e nell'andare ad ascoltare una persona che, se ripensiamo agli Stati Uniti, va bene. Cioè, forse adesso non sarebbe tanto diverso, però dell'epoca, quindi qualche anno dopo l'11 settembre, a parlare di una persona immigrata, musulmana e tutto quanto, ovviamente cominciamo a unire una serie di puntini di come le forze dell'ordine si siano comportate in modo meschino con Zitun e con tutti gli altri carcerati, persone normali prese e buttate dentro una prigione, e appunto come a livello politico non ci sia stata nessun tipo di risposta. Non so se abbiate mai letto appunto questo libro di Dave Eggers, se non l'avete fatto io ve lo consiglio perché ho scoperto appunto aspetti legati all'uragano Katrina che non conoscevo appieno. Avevo sentito solamente quello che i TG dell'epoca avevano deciso di raccontare, mentre invece qui si vede un aspetto molto più reale, molto più preoccupante rispetto appunto a quello che ci è stato raccontato. Tornando di nuovo alla narrativa, ho letto My Year of Rest and Relaxation di Otessa Moshfegh, che ha questa copertina bellissima, mi piace veramente tanto. Che è un romanzo di cui si è parlato abbastanza, perlomeno qua l'ho visto molto spammato in giro, ed essenzialmente racconta la storia di questa ragazza. Siamo alla fine degli anni 90, inizio del 2000, la quale è la classica persona ricca che vive di rendita. Lei è rimasta orfana, ma i suoi genitori le hanno lasciato proprietà, soldi, case, di tutto e di più. Lei ha una laurea in storia dell'arte dalla Columbia, quindi è una persona che non ha essenzialmente nessun tipo di problema e decide però che la vita è troppo per lei e quindi trova questa psichiatra da quattro soldi che le prescrive la qualunque e lei decide di passare appunto quest'anno a dormire. Quindi prende una serie di sonniferi, pasticche varie per riuscire a avere 2 o 3 ore in cui è vigile e sveglia e il resto dormire. Tutto questo mentre tratta da schifo l'unica persona che invece la considera un'amica. Perde ovviamente il lavoro perché comincia ad andare a dormire nel ripostiglio invece che lavorare, e appunto vive in questo mondo ovattato. Tutto il romanzo essenzialmente è una grande allegoria, se vogliamo, nei confronti dei ricchi, di come appunto vadano in letargo di propria volontà
per non sentire quello che sta succedendo, per non partecipare attivamente alle questioni politiche, alle questioni sociali, dove magari il loro potere derivato dai loro soldi potrebbe fare una differenza. Quindi è chiaro fin dall'inizio che si sta facendo una satira su, appunto, su un certo tipo di società super ricca americana che si rivolta dall'altra parte per non vedere i problemi e vive nella propria bambagia, appunto pensando che il loro piccolo mondo sia a posto e fingendo che non ci siano problemi molto più seri. Tuttavia, è un'altra cosa, è anche scritto molto bene, è un romanzo che si legge veramente con gusto perché è scritto bene, scorre bene, ma senza essere superficiale o piatto nello stile, però appunto sono arrivata alla fine e ci sono rimasta un po' male, ci sono rimasta un po'. Sì, sono rimasta un po' in sospeso in un certo senso. Mi aspettavo che succedesse qualcosa e temo che sia per la descrizione nella parte di copertina, quindi non leggetela, perché c'è una frase lì, proprio alla fine della trama, insomma, della sinossi della quarta di copertina, che vi fa pensare che succederà qualcosa, però questo qualcosa praticamente è una riga alla penultima pagina, quindi è chiaro che non era quello il punto del romanzo. Però, e questo appunto mi è stato confermato anche da una mia amica che ha avuto lo stesso pensiero, per come era stato descritto nella sinossi, ci si aspettava leggendo che arrivasse quel momento e succedesse qualcosa, che fosse una sorta di momento, punto di svolta, no? Non è così, quindi se vi ispira non leggete la trama, probabilmente avrete un'esperienza di lettura migliore della mia. Però sì, ecco, preparatevi a una protagonista insopportabile, veramente insopportabile, viziata, cattiva, perché tratta questa sua amica in un modo indecente, egocentrica, che pensa veramente solo lei. E però sì, appunto, tramite questo personaggio così antipatico si ha comunque voglia di andare avanti, di vedere cosa le succede, proprio perché il romanzo è scritto benissimo. È proprio perché si coglie questa continua satira e ironia sui ricchi e su quel certo tipo di borghesia. Quindi da un certo punto di vista mi è piaciuto molto, ma dall'altro appunto manca qualcosa. È come se arrivati alla fine ci si sentisse come orfani di qualcosa, cioè ci si ritrova di fronte a un libro che è confezionato bene perché appunto ha una bella copertina, è scritto molto bene, non si può negare il fatto che la Moshfegh non sappia scrivere, però a livello proprio di storia c'è qualcosa che è lasciato in sospeso. Se qualcuno di voi l'ha letto, io presumo che questo verrà tradotto perché credo che Aileen sia uscito per Mondadori, però come al solito sotto vi lascio le informazioni. Quindi fatemi sapere se avete letto qualcosa di questa autrice. Successivamente ho letto un libro che se seguite molti booktuber, soprattutto inglesi e americani, probabilmente avrete già visto, che è Motherhood di Sheila Hattie. Questo dovrebbe uscire per Sellerio, se non erro. Comunque, questo romanzo slash autofiction slash non memoir, autobiografia, non saprei come definirlo, è un ibrido, è un qualcosa di meraviglioso. La storia è la seguente: la protagonista, Sheila Hattie, ha 30, 38 anni, 37 anni, giù di lì, e non ha figli. È fidanzata da anni con lo stesso uomo, ma non è mai stata il tipo di persona che desidera avere dei bambini, desidera figli o sente che prima o poi li avrà. E quindi riflette sul concetto di maternità, su cosa significhi essere madre e si dà come dire, un ultimatum. Si dice, ok, entro il compimento di quell'anno lì di vita, mi sembra 39 anni o 38 anni, devi decidere se vuoi figli o no, essenzialmente, anche perché il suo ginecologo essenzialmente le conferma questa cosa, ecco.
che per avere il primo figlio bisognerebbe cominciare a lavorarci entro una certa età. Quindi lei riflette su, appunto, su cosa significhi essere madre, su cosa significhi maternità, e lo fa in un modo molto, molto particolare. All'inizio dice proprio che tutte le volte in cui parla di lanciare una monetina per rispondere a determinate domande, lei lo ha veramente fatto. E ci sono delle intere sezioni dove appunto lei fa delle domande a cui si può rispondere sì o no, che vengono risposte dalla monetina. Come vedete ci sono anche foto, è un libro molto particolare da questo punto di vista, perché parlando di maternità parla anche di arte, di cultura e ovviamente anche di sessismo, perché c'è un passo in particolar modo dove lei riflette sul fatto che una donna che decide di non avere figli viene sempre vista come qualcuno a cui manca qualcosa, mentre un uomo che decide di non avere figli è quasi quasi fortunato, tra virgolette, perché si è svincolato, insomma, anche da questo tipo di dovere. E lei riflette su questo. Parlando anche ovviamente delle difficoltà dell'avere figli quando si lavora, ma anche del modo in cui le persone vogliono farti sentire quando appunto decidi di non avere figli, nonostante tu abbia magari una relazione stabile, un buon lavoro, eccetera. E mi è piaciuto molto il suo riflettere sul concetto di maternità come un qualcosa che vada oltre l'avere figli, necessariamente, perché lei dice maternità, essere madre di qualcosa vuol dire occuparsene in un certo modo, vuol dire avere un determinato ruolo e non vuol dire che io non possa essere madre anche se non ho figli. Quindi, non so, mi ha lasciato veramente molto da pensare. E spero che arrivi anche in Italia, perché credo che, soprattutto in Italia, non che qui sia il paradiso, però per come stanno andando le cose in Italia, credo che sia importante avere voci di donne che parlano appunto di maternità, anche come ne parla Sheila Hattie, e che faccia riflettere, apra un determinato tipo di discussione sull'argomento. Passiamo a due cose un po' più leggere, perché abbiamo qualche graphic novel e poi un ultimo romanzo. Il primo è il primo numero di Lumberjanes, che è stato scritto fra le altre anche da Noelle Stevenson, quella di Nimona, che a me piace molto. E questo appunto è il primo numero, quindi un numero un po' introduttivo che ci fa vedere queste ragazze che sono in questo campo estivo, quindi ci introduce i personaggi, ci introduce il fatto che nelle vicinanze di questo campo estivo è successo qualcosa e bisogna capire che cosa. C'è una forza malefica, forse, che deve essere sconfitta, ma appunto siamo proprio all'inizio, quindi non viene. Ovviamente non si va molto in profondità, perché poi credo che ci siano parecchi numeri che vada avanti molto. È molto carino perché è anche strutturato come una sorta di almanacco. Solo che tutte le pagine dove spiegano, non so, come tenere l'uniforme o come comportarsi, eccetera, perché questo è un campo per ragazze, sono tutte coperte da foto e da altre cose che ovviamente ci fanno capire anche il mood generale, l'atteggiamento generale di queste ragazze nei confronti del campo in sé. Insomma, loro sono abbastanza degli spiriti indipendenti e sono tutte persone con personalità diverse, quindi è molto carino vedere come interagiscono fra di loro. Niente, mi è piaciuto molto, è molto carino e quindi penso che andrò avanti con la serie. Poi una raccolta di racconti in versione fumetto, Killing and Dying di Adrian Tomine, non so mai come pronunciarlo, che credo che in italiano sia uscito con il nome di Morire in piedi. È appunto una raccolta di racconti in fumetto. Non mi ha fatto impazzire, ecco, devo dire che mi aspettavo molto di più. E non è che sia una brutta raccolta, non è che le storie non siano interessanti o non offrano uno spunto
particolare sulle vite delle varie persone che vengono descritte. È tutto molto, sì, cioè da questo punto di vista mi è piaciuto. Dall'altro però forse mi aspettavo qualcosa di più, mi aspettavo di essere un po' più colpita. Penso che probabilmente leggerò qualche cos'altro di lui per farmi un'idea un po' più chiara, e anzi se avete qualche consiglio fatemi sapere. Passando alle cose che trovo nei charity shop, ho trovato questo che dovrebbe essere, avere lo stesso titolo in italiano, un iperbole e mezzo, possibile. Ma insomma, lei è questa blogger che era diventata famosa su internet per i disegni di se stessa, così come Pesciolino, e del suo cane un po' poverino, pazzarello. E in questo libro lei racconta attraverso vari episodi tanti aspetti della propria vita, storie di quando era piccola, appunto avventure con i suoi due cani, di cui uno poverino un po' tonterello e l'altro completamente pazzo. E soprattutto però il rapporto con la propria salute mentale. Lei soffre di depressione, di ansia e quindi l'affronta anche in modo ironico, se vogliamo, per far capire ai lettori come lei si sente in determinati momenti, per far sentire le altre persone che magari hanno problematiche simili meno sole. I disegni appunto sembrano fatti con Paint e fanno ridere proprio perché non sono belli. L'ho trovato carino, insomma, per chi magari appunto conoscesse già il blog, tutto, però ecco, non è l'opera migliore che abbia letto in forma di pseudo fumetto ibrido, perché anche molte parti scritte che possiate trovare, ecco, se lei vi piaceva già, può essere interessante, però non è sicuramente interessante il modo in cui parla appunto di depressione, perché è un modo un po' diverso, se vogliamo, però ecco, niente di più. Ultimo libro è un piccolo gioiellino che avevo mostrato un po' di tempo fa quando l'ho comprato, è The House on Mango Street di Sandra Cisneros, non parlo spagnolo, quindi non lo so. Fatto sta che questo è un piccolissimo romanzo, veramente breve, si legge boh, in un'ora, anche perché è scritto abbastanza in grande, suddiviso per piccole vignette, come vedete alcune veramente cortissime, dove la protagonista, Speranza, ci parla appunto di questa casa in Mango Street a Chicago, in un quartiere povero. E attraverso appunto questi piccoli racconti che lei fa, vediamo la vita in questo quartiere, in questa strada, attraverso gli occhi di una bambina che vuole riscattarsi, vuole qualcosa di più dalla vita, senza però mai dimenticarsi delle persone care delle persone care che non possono invece appunto ottenere altro, riscattarsi, delle persone che in un certo senso rimangono indietro. È molto bello perché appunto riesce ad essere dolce, però ad essere anche molto profondo per quanto riguarda appunto la questione dei quartieri poveri che vengono in un certo senso ghettizzati, soprattutto negli Stati Uniti. Mi ha ricordato molto, anche se è completamente diverso, Un albero cresce a Brooklyn, quindi se vi piacciono quelle atmosfere, sicuramente io ve lo consiglio, perché riesce proprio a trasportarvi in un'altra epoca, in un'altra città, perché qui siamo a Chicago, non a New York, però comunque, e a farvi vedere anche attraverso gli occhi appunto di questa bambina, figlia di immigrati della Costa Rica, credo, non mi ricordo, comunque a farvi vedere cosa significhi crescere in un ambiente così, a sentirsi anche diversi dagli altri per come si viene trattati. A vedere questa voglia di riscatto appunto che lei porta avanti per tutto il romanzo, però sempre appunto caratterizzata dal non voler lasciare indietro nessuno, cioè lei dice che di non voler vivere per sempre in questa casa su Mango Street, però non vuole che non vuole andarsene dimenticando chi è e dimenticando le persone appunto a cui vuole bene. È veramente molto bello, molto
Sì, non saprei come descriverlo, però è di quelle letture molto rassicuranti in un certo senso e mi ha fatto venire voglia di scoprire altro di questa autrice. So che qualcuno di voi mi ha scritto che stava leggendo Caramelo, che dovrebbe essere un romanzo invece. E niente, se avete letto qualcosa di suo, fatemi sapere. Come sempre, vi lascio tutte le informazioni nell'info box per eventuali traduzioni o spunti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!